Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale, sono Ben. Giusto ieri ho ricevuto l'aggiornamento V38, quindi ho estrapolato i file dal mio aggiornamento e li ho caricati. Per chi ancora non avesse ricevuto l'ultimo aggiornamento firmware Quest 2, l'aggiornamento è arrivato molto in ritardo, tanto che già in alcune regioni il V39 è già in rollout. Nella descrizione di questo video trovi il link alla guida su come installare manualmente l'aggiornamento V38 con relativo link iFile, mentre all'interno di questo video ti parlo soltanto delle nuove funzioni e delle modifiche apportate con l'aggiornamento V38 e per ogni nuova funzione ti dirò anche se io l'ho ricevuta o meno. Per quanto riguarda la libreria di app e giochi, è stata introdotta una funzione per la quale quando ti trovi all'interno di un party, di un gioco che supporta la funzione multiplayer avanzata, queste applicazioni vengono evidenziate così che sarà più facile trovare amici con cui giocare. Questa funzione non l'ho notata nel mio aggiornamento. Incontri recenti, premendo il tasto Oculus mentre sei in un gioco multiplayer, puoi vedere in una schermata l'elenco dei vari giocatori all'interno della tua stessa partita. A questo pannello inoltre puoi anche inviare dei messaggi oppure delle richieste d'amicizia. Questa funzione l'ho trovata nel mio aggiornamento, ma non me ne frego. Tra l'altro puoi anche vedere le persone recentemente incontrate anche nell'applicazione mobile Oculus. Divano e scrivania erano due funzioni già inserite con dei precedenti firmware, solo che adesso si trovano nella sezione Guardian e non più nella sezione funzioni sperimentali. Questi elementi possono essere anche inseriti nella home di Horizon. Ovviamente per chi ce l'ha, io no. Update del tracking. Volutamente non ho detto miglioramento del tracking, per come ha detto invece Oculus, perché io non ho notato nessuna differenza e inoltre molti utenti stanno lamentando continue perdite di tracking o addirittura l'impossibilità di riassociare i controller col visore. Inoltre, ricevendo l'aggiornamento V38, dovresti poter ridisegnare nuovamente il Guardian. Tanto chi se ne frega, perché succede praticamente ogni giorno. Per quanto riguarda la pagina impostazioni non c'è nessuna novità in particolare, la pagina è stata semplicemente spostata. Dovrebbe anche essere stata inserita una riga di testo per ricercare velocemente le impostazioni che ti servono, ma non ho trovato questa barra dopo l'aggiornamento. Ed ecco l'aggiornamento più importante, il logo, quello che compare durante il boot. Infatti non è più l'ovale di Oculus, ma sono le palle flosce di Meta. Tra l'altro dovrebbe essere stata attivata anche una funzione di suggerimenti, ossia nel menu rapido, quando passi sopra le varie funzioni, dovrebbe spuntarti un messaggio con una piccola descrizione su quello che fa quella determinata funzione. Io ci ho provato, ma non ho visto un cazzo. E infine, tastiera e Bluetooth, queste voci non sono più all'interno della sezione funzioni sperimentali, ma hanno una sezione dedicata. Questo è tutto, praticamente. Si parlava anche di un miglioramento alla visuale, ma non ho notato nulla di tutto ciò, quindi praticamente ho scaricato oltre 800 mega di aggiornamento che vanno ad occupare quel poco spazio disponibile sul Quest 2 per stronzate inutili e per cose che neanche trovo. Molto bene. Ti ricordo che nella descrizione di questo video trovi il link alla guida su come installare manualmente l'aggiornamento V38. È un'operazione semplice e sicura, fra l'altro, perché io la faccio ogni mese. E nella descrizione della guida troverai anche il link all'archivio per scaricare i file del firmware V38. Grazie per la visione completa, like, iscrizione e campanella. Da Ben è tutto, ci vediamo alla prossima e ci vediamo in VR.